quindi di una società venuta fuori dalla Resistenza. Le sembrano in qualche modo ancora attuali quei valori, oppure diciamo l'indignazione si va rivolgendo sempre più verso quei valori diciamo che in sostituzione delle ideologie interessano le battaglie civili. Io penso alle grandi battaglie per la ripubblicizzazione dell'acqua, penso alle grandi battaglie che riguardano i diritti civili. Ecco, il mondo futuro, il mondo che riusciamo ad intravedere, anche se non ha una prospettiva lunghissima, è fatto oggi di piccole rivendicazioni sui diritti quotidiani che vengono meno? Beh, quelli sono fondamentali e credo che sia, se si imparasse già a difendere giorno per giorno, questo staremo tutti quanti molto meglio. Però non dobbiamo dimenticare che tutte queste cose si devono iscrivere in una, appunto, della... Allora, l'indignazione, perché è interessante? È interessante perché è una passione civile. Quando io dico una passione civile, vuol dire che c'è una, è una passione della polis, è una passione dell'essere insieme agli altri. E quindi, e qui ritorniamo al discorso, come dire, dell'individualità. È vero che più si afferma la cultura moderna dell'individuo e più siamo attenti a tutta una serie di diritti, no? Nascono gli diritti civili, nascono molto tardi. Però, ecco, l'interessante è quando questi vengono, l'amore per sé, l'amore, no? Qui parla di un illuminato amore di sé, quando questo è declinato all'amore della polis anche. E quindi non difendo soltanto, perché attenzione, che ci sono poi anche tutti quanti i movimenti identitari, allora, e ognuno, come dire, semplicemente coltiva e lotta per la sua appartenenza identitaria e quindi per la propria appartenenza etnica, culturale, di genere, scelte sessuali e così via. Questo non va tanto bene. Non va tanto bene perché appunto non ha a che fare con la polis, ha a che fare con la propria tribù identitaria. E questo porta, come dire, poi a conflitti, ma soprattutto porta all'indifferenza verso chi non appartiene alla tua tribù. Anche, come dire, declinata positivamente. Quindi io credo che bisogna sempre tenere presente questa unione fra l'amore di sé e l'amore degli altri intesi come la polis nella quale si vive. D'altra parte ci sono stati, come dire, episodi nella storia fondamentali, no, in cui questo è successo, quando il senso della comunitas è uguale, si declina virtuosamente al senso, come dire, dell'orgoglio e della dignità, a quelle che si chiamano le passioni timotiche, il timos, che è l'orgoglio, la superbia, l'indignazione, che non sono vizi, non sono passioni cattive, sono passioni che sono civili, perché quando si crea questo connubio fondamentale fra amore di sé e amore della comunità. Dicevo gli esempi, beh, la rivoluzione francese che cos'è? Se non nasce forse sulla prima cultura moderna dell'individuo e della libertà individuale, ma viene declinata come una, insieme ai diritti universali. È lì che vengono proclamati per la prima volta. Pensate oppure al movimento per i diritti per i lavoratori. Anche lì c'è una forte passione di sé unita, come dire, a diritti che sono diritti universali. Ma in una società che ha trasformato i cittadini in consumatori, parlare di etica pubblica e quindi di vergogna e di indignazione ha ancora un senso se non vengono toccate quelle strutture che hanno, economiche anche, che hanno prodotto la trasformazione del cittadino in consumatore? Cioè la vergogna in questo e anche l'indignazione possono avere un ruolo? Ma guardi, io prima parlavo dell'importanza dei sentimenti condivisi, perché quando noi pensiamo, siamo abituati a pensare che le emozioni sono cosa strettamente individuale. Le emozioni si costruiscono socialmente,
fanno parte di un bagaglio culturale, e quindi quanto gli individui si vergognano, si indignano di meno, quando nel bagaglio culturale complessivo nel quale si vive queste emozioni non sono valorizzate. Tant'è che ci si vergogna di vergognarsi, per esempio. Si dice, ma dai, ma cosa sarà mai? Oppure, ma che ti indigni, ma cosa vuoi? Intanto il mondo va così. Ecco, allora, ora non stiamo a fare il uovo alle galline, le riforme strutturali, la cultura e così via. Però io credo che tutti quanti, noi e soprattutto le persone poi che partecipano a questi festival, eccetera, dovrebbero e dovremmo, come dire, ognuno nella propria professione, nella propria vita quotidiana, coltivarle queste emozioni e far sì che circolino, cioè far sì che diventino un patrimonio comune. Allora vedrà appunto che quanto più voci ci sono e quanta più condivisione, quando siamo... Allora, noi attingiamo tutti quanti a una sorta di serbatoio, questo serbatoio culturale, emozionale, che è fatto di i film che vediamo, i fumetti che leggiamo, le canzoni che ascoltiamo, e la pubblicità che vediamo. Tutto quello, come dire, non crea soltanto cultura o incultura, crea anche quello un patrimonio di emozioni, crea le sensibilità condivise. Allora è su quello che bisogna lavorare. Quale sensibilità condivise vogliamo costruire? E non c'è bisogno di essere pedagogisti, perché non può succedere dall'altro, adesso ti insegno a indignarti. Si tratta di produrre lezioni, prodotti culturali, film, canzoni, fotoromanzi, in cui circolino queste emozioni, non valori astratti, emozioni. Secondo lei oggi, diciamo, di che cosa ci si indigna? No? Che cosa, diciamo, quali sono questo patrimonio comune a quale lei accennava? Beh, io credo che, a parte gli esempi positivi che abbiamo fatto, ho paura che anche qui c'è un aspetto positivo e uno negativo. Allora, la modernità ha fatto sì che si affermasse un principio come l'eguaglianza, per cui si vergogna della disuguaglianza. Il sentirsi o il percepirsi diseguali ci fa vergognare, perché, come dire, è come una promessa mancata. Col mondo moderno non viene più ritenuta naturale la disuguaglianza, e quindi questo, come dire, fa vergognare chi si sente disuguale, ma può anche fare ugualmente indignare. Questo però, nello stesso tempo, che cosa vuol dire? Vuol dire che la vergogna della disuguaglianza può provocare, e qui c'è il patrimonio condiviso che a me non piace, non scelta della voce, ma bensì risentimento, invidia sociale, collera. Allora noi vediamo che ci possono essere due tipi di declinazioni, uno positivo e uno negativo, uno virtuoso e uno vizioso. Cioè, rispetto alla percezione della mancata promessa dell'uguaglianza, io posso sviluppare emozioni negative che sono di invidia, risentimento e per arrivare all'omicidio, per esempio, oppure posso, proprio perché viene naturalizzata, diciamo, la disuguaglianza, unirmi con gli altri e darne una declinazione virtuosa invece. Io a questo proposito mi permetto di leggere alcune riflessioni, o meglio, lei parla di Terry De Nicolò, che è, come sapete, una giovane donna che ha scelto di fare, lei scrive, della sua bellezza un valore di mercato, e poi è così. Chi è Terry De Nicolò? È una di quelle signore, vogliamo dire escort, che si accompagnavano, diciamo, al Presidente del Consiglio alle famose cene eleganti, che poi finivano con pratiche che si chiamavano bunga bunga. E qui la professoressa, diciamo, mi ha fatto sorridere, perché diceva: siamo in una società in cui ormai le cose non si nominano più con il loro nome, ma i puttanieri si chiamano gli utilizzatori finali, e le prostitute si chiamano escort.
Allora, che dice questa signorina Terry di Nicolò? Dice, non si vergogna, dice, scrive la professoressa, di vendere il proprio corpo, ma si vergogna di indossare vestiti non firmati o gioielli di poco valore. Quando sei onesto, questa è Terry De Nicolò che parla in alcune intercettazioni, quando sei onesto non fai grande business. Non intercettazioni, in un'intervista in televisione. Ah, ecco, peggio. È una filosofia, è una filosofia di vita. Quando sei onesto non fai grande business, rimani nel piccolo. Se vuoi arrivare in alto devi rischiare il proprio, devi rischiare il culo. Per avere successo devi passare sui cadaveri degli altri ed è giusto che sia così e più avanti. Se vuoi guadagnare 20.000 euro al mese ti devi mettere sul campo, ti devi vendere tua madre. E così, afferma la De Nicolò senza alcun dubbio sul fatto di essere nel giusto, fiera di agire conformemente ai modelli di comportamento del suo mondo di riferimento. Davanti all'imperatore non ti puoi presentare con una pezza da 100 euro, devi avere minimo un abito di Prada, perché lui è un esteta, apprezza la bellezza. Ecco, diciamo, questa è un modo di vergognarsi al contrario, no? Perché si assumono dei disvalori come valori e non è forse, diciamo, l'unico caso, perché io penso per esempio anche ai signori della finanza che hanno costruito il crack di, non solo del nostro paese, ma di molti paesi europei e al mondo, la cui unica preoccupazione uscendo dalle agenzie di rating, uscendo dalle proprie agenzie, era quello di non poter più percepire le loro stock option. Allora c'è un mondo che sembra aver invertito il senso della vergogna, nel quale i sacerdoti di riferimento sono diventati le signore dei talk show per le quali ci sono decaloghi dove tu sei in o out a secondo di diciamo se la vedi così o meno. Ci vuole coraggio ad avere, diciamo, ad essere fuori da questi meccanismi, perché vuol dire che non fai parte di una cerchia, non sei dentro questo modo di vedere. Non so se lei la pensa così. Non solo la penso così, ma ho trovato dei riscontri letterari molto interessanti che voglio raccontarvi perché sono emblematici. Uno, come dire, una frase, adesso non ce l'ho sottolineata, di un libro di Ammanniti, nel quale appunto due giovani affermati parlano e fra di loro, e uno dice all'altro, dice: ma forse hai fatto una figura di merda, e l'altro gli dice: ma che figura di merda, quello è uno sprazzo di splendore mediatico. Cioè, quindi quanto più, come dire, ho esibito me stesso, l'ho detta grossa e l'ho fatta grossa, è uno sprazzo di splendore mediatico. E va bene. Ma invece vi inviterei a leggere un racconto di Kurt Vonnegut che si chiama Episurgia, e che è una strana malattia, cioè che Vonnegut immagina, una strana malattia che si diffonde fra giovani manager americani, i quali hanno fatto tutti un'assicurazione sulla vita, ma improvvisamente la compagnia di assicurazioni sta per fallire perché c'è una catena di suicidi di questi giovanissimi manager, come dire 37enni, 38enni, per cui si cerca di capire che cosa sta succedendo e un medico fa questa diagnosi di episurgia. Che cos'è? È che questi giovani manager, quando si rendono conto che i loro introiti stanno per diminuire o del tutto scomparire, pur di mantenere la propria famiglia al livello a cui erano stati abituati, quindi se frequentare il club del tennis, del golf, le scuole private e così via, preferiscono suicidarsi in modo tale che la famiglia possa, incassando l'assicurazione, continuare a vivere a quel livello. E uno dei protagonisti conclude e dice: per vivere bisogna morire. Dove vivere, però, si intende vivere a quel livello lì, perché se vivere sotto quel livello non viene ritenuta degna, una vita non viene ritenuta degna di essere vissuta. L'indignazione, diciamo, in questo senso è la mia a questo punto. Diciamo che può funzionare come un antivirus. No, guardi, non è così facile. Non è che riusciamo a smantellare tutto questo, per cui io
dico che forse c'è più bisogno